Pronti al decollo. Una settimana dopo la vittoriosa trasferta di Lecce, il Pisa Sporting Club torna a volare verso il sud, dirigendosi questa volta verso lo stadio San Vito Marulla di Cosenza, teatro l'estate scorsa di una sconfitta beffa per i nerazzurri, maturata in pieno recupero. Una lezione importante per i nerazzurri, che conoscono bene le qualità degli avversari e sanno di dover affrontare una vera e propria battaglia contro una squadra che, soprattutto tra le mura amiche, ha raccolto molto meno di quanto meritato. Dopo la vittoria sfumata in extremis contro il Chievo, Capitan Guccher e compagni hanno però una gran voglia di proseguire nella striscia positiva dei risultati inaugurata contro l'Ascoli. Voglia di portar via punti da un campo che soltanto in una occasione ha visto il successo dei nerazzurri. Si trattava peraltro di una stagione magica, quella cadetta targata 1989-90, culminata poi con la promozione in Serie A del Pisa guidato da Bomber Piovanelli, autore di una tripletta appunto, nel 4-1 suggellato poi dal gol di Cuoghi, con cui la squadra dell'allora tecnico Luca Giannini riuscì ad imporsi in casa dei lupi. Chiuso il doveroso e gustoso amarcord, è tempo però di concentrarsi sull'attualità, che parla di una squadra nel pieno di un vero e proprio tour de force che si concluderà soltanto il prossimo 4 gennaio con la sfida esterna di Venezia. Inevitabile dunque racimolare tutte le energie rimaste e valutare con attenzione la condizione di un gruppo che dovrà rinunciare ancora a Marco Varnier, tornato nel frattempo ad allenarsi con i compagni del San Piero, e dello squalificato Nicolas Siega. Nella rifinitura di questa mattina, come da tradizione all'Arena Garibaldi, il tecnico Luca D'Angelo ha studiato tutte le possibili soluzioni da opporre al Cosenza, lavorando con molta attenzione soprattutto sulle due fasi e sui calci piazzati. Al termine la squadra si è diretta verso l'aeroporto Galilei per imbarcarsi sul volo diretto verso Lamezia Terme, approdo dei nerazzurri, diretti poi alla sede del ritiro pregare. Calcio d'inizio alle ore 15, lo ricordiamo, che sarà trasmessa come sempre in diretta web dalla piattaforma DAZN e potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze 91.6 FM di Punto Radio, la radio ufficiale dei nerazzurri. Differita integrale del match invece martedì prossimo, su Canale 50, in onda alle ore 22.30, subito dopo la fine del tradizionale nero-azzurro. Sui canali social ufficiali del Pisa Sporting Club, aggiornamenti in tempo reale su tutte le attività dei nerazzurri. E domani, collegamento live dal San Vito Marulla per i commenti e le prime immagini post-gara. Diamo uno sguardo alla classifica del campionato cadetto, arrivata alla 14ª giornata. Grande bagarre, come sempre, in testa e in coda, con Salernitana, Empoli, Cittadella e Spal che si contentano la vetta racchiusa in appena 2 punti e tallonate dal Frosinone. In coda Virtus Entella e Ascoli chiudono il gruppo e sono a caccia di punti per riacciuffare il treno dei play-out. Il Pisa sono 18 i punti conquistati dai ragazzi del tecnico Luca D'Angelo, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.